La figura del canonico Chiesa rimane come un esempio, rimane viva nella diocesi di Alba come figura di pastore, come lei la vede così, proprio brevemente. Rimane viva nel clero. Nel clero che l'ha seguito da vicino, oppure che l'ha avuto come professore in seminario. Questo sì, rimane viva questa figura, diciamo, grandiosa, del canonico. Non nella popolazione, perché il canonico Chiesa è una di quelle figure che sono destinate ad essere più proverbiali che popolari. Sì, per esempio la sua puntualità è proverbiale. Proverbiale, mi immagino che i chierici in seminario si mettevano con l'orologio in mano e dicevano, ecco, in questo momento esce dalla canonica, in questo momento passa davanti a quella casa, in questo momento passa davanti a quell'altra, entra nel cortile del seminario, comincia, e qui, tac, e lui arrivava. Per esempio proverbiale, per la sua regolarità, per la sua puntualità, per tutto. Ma non popolare, perché è un carattere freddo, capisci? Il suo antecessore non valeva certamente le sue unghie, come prete, però era popolarissimo, perché lui parlava con tutti, chiudava forte per le piante, di qua e di là, insomma, era popolarissimo. Lui non è destinato a essere popolare. Un po' un carattere troppo freddo, ed è destinato ad essere molto più ammirato che amato. Canonico Chiesa conservava tutte queste cose. Sappiamo che lui ha fatto il testamento lasciando la società San Paolo, erede universale dei suoi beni, quindi della biblioteca e poi anche di tutti i suoi scritti. Sappiamo che ad esempio il canonico Chiesa ha scritto anche una sintesi di cristologia e che forse non è stato pubblicato. Come sono state conservate queste cose un po' da noi paolini? Vedi, qui possiamo dire che Don Alberione si disinteressò di questo. L'unica cosa che lo interessò era rovistare tutto per assicurarsi che non ci fosse qualcosa contro di lui. O qualcosa che lui non amasse per sapere. Questo lo fece, l'ho visto tutto. E poi abbandonò tutto alla sua sorte. E siccome non c'era nessuno incaricato, quindi quella camera che doveva stare chiusa cominciò a essere aperta. E lì, come un campo di battaglia, rimarono tutti i corvi a servirsi di quello che poteva. E quello che non serviva andò nelle mani di qualche bufalo che lo mandò al macero. Quel trattato di teologia, in italiano, teologia cristocentrica, che mi pare che comprendesse 860 e più cartelle, ma cartelle grandi come quella che usava lui, è scomparso, certamente, è andato al macero. Io non ho mai potuto vederlo. So che esiste perché ho visto nell'elenco che fa lui, dei suoi libri, c'è anche quello. Poi me l'ha parlato Don Bussi, appunto mi ha detto che l'ha letto, almeno l'ha visto, ecco, non so se l'ha letto tutto o l'ha letto solo in parte, ma comunque che gli piaceva molto, che era ben fatto, ma non abbiamo più conservato niente. Bisogna dire che noi siamo nemici di noi stessi, ecco. Distruggiamo troppe cose che dovremmo conservare. Non abbiamo cura, ma forse qualcuno personalmente conserva, ma in genere, insomma, trascuriamo troppo questo. Per esempio, io penso dai nostri archivi, non c'è niente. E in certe case l'archivio è una parola sconosciuta, non solo
conosciuto all'archivio, ma ha conosciuto anche al vocabolo. Dunque, questo è un difetto certamente molto grave. Le conseguenze del canonico Chiesa, quel patrimonio di libri che aveva, quel patrimonio di scritti, di schemi, avrebbe dovuto essere conservato. Il canonico Chiesa fu per la famiglia Paolina una specie di confondatore e non sarebbe fuori posto assegnargli questo titolo. E che fu senza dubbio il collaboratore, il cooperatore più prezioso e più disinteressato che la famiglia Paolina abbia mai avuto e possa mai avere. Il più prezioso e più disinteressato fu veramente un uomo che nella sua vita cercò solo di fare il bene. Con tutte le sue energie, con tutte le sue forze, con tutti i suoi pensieri, però senza mai cercare un vantaggio personale, un vantaggio economico.